Questa sera in Prese Possibili parleremo di automazione e sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Qui con noi per parlarci ne do il benvenuto al dottor Alberto Costa, presidente di Logis e Ecospazio di Rovereto in provincia di Trento. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, parliamo di una realtà abbastanza giovane, non ha ancora compiuto 20 anni perché nasce nel 2006. Da quale intuizione? Beh, nel 2006 Logis è nata dalle intuizioni di un gruppo di persone con un'enorme esperienza nel mondo della logistica, che avevano intuito la grande potenzialità future delle soluzioni per il settore logistico tutto tondo, automazione e anche parte. E nel 2012, proprio anche io credo con una visione molto avanti nei tempi, c'è stata l'intuizione di creare una divisione dedicata allo sviluppo di sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Quindi anche direi con una visione del 2012, 10 anni fa, in cui non era ancora così, così presente la necessità di in un settore sostanzialmente nuovo. Assolutamente pionieristica, direi proprio di sì. Infatti anche con soluzioni molto innovative per quel mercato. Nel 2018 c'è stato un importante cambiamento, diciamo, nella compagine azionaria dell'azienda, con la mia entrata nella compagine azionaria e con l'inizio di un'attività di trasformazione dell'azienda da un'azienda molto, come dire, incentrata su alcune figure chiave a un'azienda manageriale, quindi inserendo profili professionali, creando molte una funzione proprio perché con lo scopo di creare veramente una struttura manageriale nell'azienda. Ecco, quindi è cambiata, possiamo dire, anche un pochino la visione dalla sua entrata in azienda. Diciamo, sì, credo, direi, proprio con l'idea di creare anche, di delegare anche responsabilità e di creare funzioni proprio per far sì che l'azienda diventasse sempre più una struttura manageriale, quindi con funzioni e responsabilità molto, molto chiare. Insomma, questo. Ecco, lavorate più a livello nazionale, internazionale o in entrambi i mercati? Beh, Logis ha avuto una storia veramente importante di collaborazione con grossi gruppi industriali italiani nel tempo e dall'anno scorso abbiamo iniziato ad aumentare le attività sul mercato internazionale. Attualmente Logis è arrivata ad avere circa il 20% del fatturato sul mercato internazionale, ma è un obiettivo che stiamo perseguendo in maniera molto, 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 con una grossa focalizzazione, con l'idea di aumentare, diciamo, molto la parte di attività sull'estero. Quest'anno faremo il primo impianto negli Stati Uniti, siamo entrati nei mercati del Medio Oriente, oltre alcuni mercati europei su cui ci stiamo attivando, per cui ecco, uno degli obiettivi dell'azienda è certamente quello di aumentare molto la parte di attività sul mercato internazionale. Ecco, tornando un pochino all'argomento di prima, cioè della sua entrata in azienda, in cui parlavamo un po' dei vari cambiamenti che ci sono stati, ad oggi chi è il vostro interlocutore? Allora, se parliamo di figure, diciamo, di responsabilità nell'azienda, sono ovviamente i responsabili del settore logistico, i responsabili tecnici dell'azienda o produzione e anche la direzione dell'azienda che intende allargare l'attività, ad esempio nel settore e-commerce. Noi stiamo aiutando molte aziende a entrare nel settore e-commerce, quindi con tutta una serie di tecnologie legate proprio a quella parte di attività che sta crescendo moltissimo. Ecco, cambiamo figura, passiamo dall'interlocutore alla figura dei collaboratori, che è fondamentale per voi. Sì, per un'azienda come noi, che è un'azienda che deve, come dire, essere in grado di fornire soluzioni sempre, diciamo, innovative, sia per quanto riguarda l'automazione logistica che per la parte ovviamente che riguarda il mondo della mobilità sostenibile, per noi l'investimento sul personale è una cosa essenziale. Infatti noi abbiamo scelto di portare in azienda dei profili professionali molto importanti, quindi con esperienza veramente di molti anni nel settore, assieme a delle figure giovani da far crescere. Ecco, tra l'altro anche, direi anche con una visione legata al fatto di portare in azienda persone con delle storie anche diciamo, di studi molto differenti, proprio perché noi riteniamo che sia la combinazione di esperienza con, come dire, anche l'entusiasmo e l'inclinazione all'innovazione che porti a far crescere le aziende. Poi, ecco, ripeto, siamo in due settori, in particolare quello per la mobilità sostenibile, in cui le innovazioni sono quasi quotidiane, direi, quindi c'è bisogno di persone con una visione ampia e con una, come dire,
veramente voglia di innovare e creatività, voglia di portare soluzioni nuove. Ecco, insomma, da qui è molto bello che emerga l'importanza del team. Assolutamente sì, è una cosa su cui abbiamo puntato e puntiamo moltissimo, anche perché abbiamo iniziato un processo per il quale stiamo costantemente inserendo nuove professionalità, e quindi il lavoro di, come dire, di allargamento del team è una cosa che continuerà nel tempo, perché è la linfa vitale per far sì che l'azienda possa raggiungere i suoi obiettivi, assolutamente. Ecco, continuiamo a parlare di Logis. Quali sono dunque i prodotti e i servizi che offrite? Ecco, come Logis noi siamo specializzati nel fornire dei sistemi altamente personalizzati a tutte quelle che sono le esigenze dell'automazione logistica, quindi tutto quello che riguarda la movimentazione interna di colli, scatole, e questo lo facciamo ovviamente con una struttura, diciamo, che riflette molto questo modo di lavorare, con un ufficio tecnico molto con professionalità molto elevate, una parte di ingegneria di vendita, quindi di studio di soluzioni dei progetti estremamente importante, quindi molto esperta, e quindi ecco, e direi anche con una grossa flessibilità dal punto di vista progettuale, perché i clienti arrivano spesso da noi a chiedere la soluzione, hanno l'intuizione di quello che può essere la loro, come dire, necessità, ma noi siamo quelli che dobbiamo poi fornire la soluzione e con un progetto che sia ovviamente condiviso poi con il cliente. Ecco, la vostra capacità di offrire soluzioni complesse rappresenta uno dei vostri punti di forza e quindi un po' anche la vostra filosofia. È assolutamente la filosofia su cui abbiamo puntato in Italia e su cui stiamo puntando anche per i mercati esteri, nei quali stiamo avendo delle ottime, come dire, riscontri dal fatto che è il modo giusto per affrontare questo mercato. E perché le necessità, ecco, noi formiamo soluzioni praticamente a tutte le aziende, al settore alimentare, al settore farmaceutico, il mondo e-commerce, il mondo poi ovviamente dei centri di smistamento, quindi noi lavoriamo con una gamma enorme di potenziali clienti e di clienti in settori differenti, e ogni settore ha una sua peculiarità e una sua esigenza, per cui ecco, noi dobbiamo essere quelli in grado di portare le esperienze dei progetti già fatti, ma muoverti sempre con una visione molto ampia, tra l'altro ecco, cercando di fornire soluzioni sempre più complete ai clienti per quanto riguarda poi la loro esigenza di risolvere problematiche di movimentazione interna, essenzialmente. Ecco, a proposito di ampie visioni, come mi ha appena accennato, quali sono i vostri progetti futuri? So che li avete bene in mente. Abbiamo in mente molti progetti importanti. Per quanto riguarda Logis, uno dei progetti su cui ci stiamo concentrando è l'aumento delle competenze nel mondo IT e software, perché i clienti ci chiedono moltissime soluzioni, anche legate molto all'industria 4.0, quindi abbiamo deciso di investire anche in professionalità dedicate, quindi per portare all'interno dell'azienda la possibilità di fornire soluzioni anche per il mondo software IT. Assieme ovviamente alla crescita poi importante sui mercati italiani, in cui ovviamente noi continuiamo una ricerca e un lavoro con nuovi partner importanti, e nei mercati esteri. Ecco, per la parte ecospazio, quindi la parte legata appunto al sistema di ricarica di veicoli elettrici, noi stiamo lavorando per allargare molto la platea dei potenziali utilizzatori, quindi tradizionalmente molto legati al mondo del pubblico, quindi comuni, province, eccetera, e stiamo lavorando molto per fornire soluzioni ad aziende fornitrici di energia elettrica, ad esempio, al mondo della ricezione alberghiera, al mondo delle aziende private che stanno inserendo delle attività, diciamo, dei sistemi di ricarica come benefit anche ai dipendenti, e ecco, anche in ecospazio l'investimento importante che stiamo programmando è un investimento nel mondo software, perché è un settore che cambia con una velocità enorme, dove c'è veramente la necessità di fornire piattaforme per la condivisione di servizi e lo sviluppo di app. E quindi ecco, in futuro Ecospazio sarà un'azienda in cui veramente avremo costantemente un processo di investimento, anche perché, come dicevo prima, è un settore in cui le novità e le esigenze stanno cambiando con una velocità straordinaria,
Tra l'altro, ecco, noi su questo lavoriamo molto anche con i nostri clienti e o enti anche pubblici, perché si tratta di affrontare tutte le problematiche della mobilità sostenibile a tutto tondo, quindi creando soluzioni sia hardware ovviamente, ma come dicevo, soluzioni innovative anche nel mondo software. Allora io non posso che augurarle buon lavoro e buoni progetti futuri. La ringrazio. Grazie, saluto e ringrazio il dottor Alberto Costa, presidente di Logis e Ecospazio di Rovereto, provincia di Trento. Grazie per essere stato con noi. Grazie, buonasera. E voi rimanete qui perché abbiamo ancora tantissime imprese possibili da scoprire insieme.